Ah, quanto adoro i misteri. Non sapere niente di una cosa è il mio sport preferito. No, scherzo, odio i misteri, a me piace scoprire tutto subito, per quello leggo i manga subito dopo aver visto un bell'anime. Ho un'idea, oggi vi mostrerò delle foto senza spiegazioni e voi per favore ditemi assolutamente qualcosa. Voglio scoprire i loro segreti, ma secondo me in pochi riusciranno in questa impresa. Quindi se siete pronti a vedere i misteri più misteriosamente misteriosi del mondo che riguardano famose foto diffuse online negli anni, allora ricordatevi assolutamente di visitare prima il mio canale Telegram di sconti ufficiale per risparmiare come me ogni mese. Link in descrizione e partiamo seduraiati come sempre. L'uomo nella spiaggia. Non si sa per quale motivo, ad alcuni piace spuntare fuori dal nulla e spaventare le persone facendo anche del male e distruggendo cose. In poche parole, i famosi prank. In questa foto, secondo le storie raccontate online, un uomo voleva fare uno scherzo in spiaggia, saltando fuori dall'acqua, vestito in latex nero. Ad oggi però non è mai stato trovato un video online o altro. Solo una singola foto. Alcuni pensano sia solo un bel Photoshop, altri ancora credono si tratti di un pesce che cammina, e questi ultimi devo dire che avrebbero bisogno di un buono psichiatra. Voi che dite? Conoscete la sua storia? Fatemelo sapere nei commenti in questo caso. Il rivoltoso sconosciuto. Più che la foto è l'uomo che ne fa parte ad essere inspiegabile. Non ha mai ricevuto un nome o un'identità in tutti questi anni. Il famoso rivoltoso sconosciuto riguarda un evento accaduto il 4 giugno 1989, durante la protesta di Piazza Tiananmen, a Pechino. Questa rivolta riguardava tutti i cinesi, che ogni giorno venivano oppressi e censurati dal governo, una dittatura così dura da meritare una rivolta senza precedenti. E proprio in quel giorno un uomo si è messo davanti a dei carri armati, senza armi, niente di niente, a mani vuote, solo il coraggio. Potrà sembrare una cosa da niente, ma questa foto divenne il simbolo delle proteste. Il mondo intero la conosce e in quegli anni era nelle copertine di ogni rivista esistente. Fu grazie a questa foto che i cinesi ebbero il coraggio di mandare avanti la loro protesta. Ma quindi chi è? Quanti anni aveva? Perché dopo anni e anni non si è mai fatto avanti per parlare e magari ottenere un po' di notorietà? Sicuramente quest'ultima cosa dubito li interessasse davvero. Lady Babushka. Sull'assassinio del presidente Kennedy le storie sono tante, misteriose e a volte inquietanti. Come la storia di Lady Babushka, una donna che durante quei tragici eventi era riuscita a filmare tutto quanto. Ovviamente è un soprannome Babushka perché in tutti questi anni non si è mai capito chi fosse. E non è mai stata ritrovata. Potrebbe essere stata l'unica ad aver visto tutto e avere delle prove su quella giornata. L'unica ad aver compreso ogni cosa. Perché al contrario di tante altre persone agitate in preda al panico, lei era calma, come se sapesse tutto, come se quello fosse il suo compito. Alcuni credono addirittura sia una viaggiatrice nel tempo. In effetti in quel periodo moltissime persone misteriose sono apparse e poi sono scomparse nel nulla. Non identificato. Poco dopo l'attacco a Pearl Harbor da parte dei giapponesi, la notte del 25 febbraio del 1942 a Los Angeles, un oggetto non identificato era arrivato in una zona militare. Temendo un altro attacco devastante, gli americani mandarono le loro forze aeree a fermare questa cosa e da terra cercarono di avere una buona visuale utilizzando i cecchini. C'era solo un piccolo problema. Non si era riusciti a colpire niente di niente, lo zero assoluto, e quell'oggetto era lì, fermo. Ma non chiarissimo alla vista. Il sole doveva ancora sorgere e il panico ormai si era impossessato dei soldati. Un fotografo era riuscito a scattare qualcosa di appena visibile con l'aiuto delle luci militari. Alla fine quell'oggetto sparì così, a caso, come se niente fosse. Ovviamente il governo disse che non c'entravano niente gli UFO o altre cose del genere, dando una risposta tanto semplice quanto prevedibile. Un pallone sonda è arrivato e poi è andato via col vento. Astronauta di Solway. Jim Templeton era un fotografo dilettante a cui piaceva moltissimo questo lavoro, ma lo faceva come hobby nel tempo libero. Di professione era un vigile del fuoco e quindi alcuni, sapendo queste cose, avevano attribuito alla sua inesperienza lo scatto misterioso che era riuscito a fare. Il 23 maggio 1964 scattò tre fotografie alla figlia di 5 anni durante una gita in una campagna effettuata con la famiglia nella zona dell'estuario del Solway, in Cumbria, quindi in Inghilterra. Ma solo dopo averle sviluppate l'uomo scoprì una cosa inquietante, cioè la figura alle spalle della piccola.
di aspetto simile a quello di un astronauta, con una tuta bianca e un casco bianco, con un visore di colore scuro. Molti pensavano fosse un visitatore spaziale proveniente da un altro pianeta. La storia ebbe così tanta risonanza che un giorno alla casa di Templeton bussarono due persone vestite di nero e molto eleganti, tipo Men in Black. Lo portarono con loro in auto e gli fecero delle domande. Dopo un po' di risposte insoddisfacenti lo fecero scendere dall'auto. Dissero di essere agenti del governo, ma non era vero. Da allora non li vide mai più. Alla fine un ufologo di nome David Clark ha detto che la figura misteriosa era la moglie di Jim. A causa di un'impostazione di esposizione sbagliata, era venuta fuori completamente bianca di spalle. A quei tempi lei portava i capelli a caschetto e quindi si spiegherebbe anche il fatto del casco. Ovviamente Templeton non era d'accordo, affermando di non aver avuto la moglie nell'inquadratura in quel momento. Ma quindi cos'era successo? Mentiva? O c'era davvero un visitatore extraterrestre sul nostro pianeta? E chi erano quei due uomini che si erano spacciati per agenti del governo? Forse ci osservano tutti e gli alieni sono più vicini di quanto pensiamo? Magari sono addirittura nostri parenti o amici? Il ragazzo dal futuro. Questo ragazzo è stato visto nel 1941 in mezzo a una folla vestita in modo molto differente da lui. Come potete notare, indossava degli occhiali da sole con paraocchi laterali e una felpa con una lettera stampata. Aveva anche una fotocamera fin troppo avanzata, o almeno così sembrava. In realtà ad oggi alcuni ritengono sia del tutto in linea con lo stile di quel periodo. Non è un viaggiatore nel tempo. Gli occhiali così andavano molto di moda, la felpa con la stampa apparteneva a qualche scuola locale e quel taglio di capelli e la fotocamera erano già molto diffusi negli anni 40. Questa spiegazione è stata data dopo che negli ultimi anni la foto aveva cominciato a girare sui social in vari video come il mio. Ma davvero sarà questa la risposta? Allora come mai non si è ancora dato un nome a quella persona? Eppure doveva essere la prima cosa da fare. Pollice misterioso. Questa foto sembra completamente a posto. Una foto come le altre di un gruppo di amici che volevano tenere un ricordo della giornata. C'è solo un piccolo problema. Il pollice in più alle spalle di uno di loro. Non è Photoshop e non è nemmeno un qualche scherzo. Da dove è saltato fuori? Ancora oggi nessuno sa niente di quella storia. Avvistamento di Phoenix. Quando qualcosa di strano e senza spiegazione viene vista da una sola persona, in pochi ci credono. E quella persona finisce per diventare un pazzo. Ma se sono in tanti, ma proprio tanti, ad avere la stessa allucinazione e vedere la stessa cosa nello stesso giorno e nella stessa ora, diventa una questione del tutto diversa. Questa è proprio la storia delle luci della città di Phoenix, che avrebbe coinvolto oltre 10.000 persone il 13 marzo 1997. Queste persone avrebbero visto delle luci in cielo, la notte, rimanere lì, allineate e luminose per ore, per poi muoversi in una formazione a boomerang, passando sopra la loro testa, e alla fine dissolversi completamente nell'oscurità. Un evento senza precedenti. Il governatore dell'Arizona pensava fossero impazziti tutti. Molti dicevano fosse opera degli UFO, ma l'uomo non ci stava. Senza nemmeno però aver indagato altro, aveva preso in giro i suoi stessi cittadini, definendoli quasi pazzi involontariamente. Ovviamente non era così. Ancora oggi non si sa niente di preciso e il governo degli Stati Uniti continua a nascondere i fatti dicendo fossero esercitazioni militari avvenute proprio in quella notte. Fantasmi. Questa foto è stata scattata a Dundas Peak in Hamilton, nell'Ontario, Canada. L'uomo che ha scattato il momento ha detto di non aver visto nessuno finché non aveva guardato nella sua fotocamera. C'era qualcuno in piedi, anzi forse fluttuava, e aspettava. Non si sa cosa, ma aspettava. In quel punto non era consentito andare, era una zona inaccessibile. Quindi com'è possibile? Sarà soltanto una forma rocciosa, eppure si può vedere quella tonalità di colori e quella sagoma soltanto nella foto. Mentre nella realtà non c'era niente di niente. Il mistero ancora oggi è irrisolto. Si sa solo che decine e decine di anni fa in tanti morirono cercando di percorrere quel sentiero inaccessibile. E vicino c'era una stazione in cui c'era stato un incidente dove persero la vita ben 15 persone. Sarà tutto collegato. Luce misteriosa. Luther McCarty era uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, della fine dell'Ottocento, ed era solo un ventenne. Durante l'ultimo incontro per il titolo di pesi massimi aveva affrontato un certo Arthur Pelkey.
Il match era cominciato in modo semplice, niente di eccezionale. Eppure McCarthy quel giorno non se la passava bene. Qualcosa non andava e dopo aver ricevuto un paio di colpi sulla nuca e sul petto era caduto a terra. Quando all'improvviso per 3 secondi una luce era apparsa dall'alto. Così, dal nulla. In quello stadio non c'erano finestre però. La luce non avrebbe dovuto filtrare. Cos'era? Aveva avvolto McCarthy per qualche secondo, per poi sparire nel nulla. E dopo che se n'era andato, il pugile non si era alzato, mai più. Aveva perso la vita a soli 21 anni nel 1913. Tantissimi parlano ancora di quella luce misteriosa e di come Luther, nonostante l'arrivo dei soccorsi, non ce l'abbia fatta. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e che abbiate capito qualcosa di queste foto, perché io ho fatto davvero molta fatica. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.